Come diavolo si stampa un oggetto piccolino, un ingranaggio piccolino? Il modo in cui si stampa un ingranaggio è questo. Prima di tutto, trovati l'oggetto, importalo in cura e analizza il tuo oggetto con la visualizzazione layer. Facciamolo subito. Partiamo dal basso, arriviamo verso l'alto. Vedete che ci sono linee rosse, linee verdi e linee gialle. Come potete vedere, qua le linee sono un po' confuse, perché è un oggetto molto piccolo con dei particolari. Qua invece le linee sono ben definite. Primo segreto, partiamo dal layer 0.1 o 0.06. 0.06 è l'altissima qualità. Un'altra cosa è ridurre le pareti da 2 a 1, quindi 0.4. Vedrete che lo strato giallo diventerà migliore su questo oggetto qua, vedete? Poi il lato alto e il lato basso va bene a 1, sempre l'oggetto deve essere pieno, sempre pieno, soprattutto se è piccolino. Velocità va bene al 50, temperature per il PLA 210. Se in questo caso io dovesse essere un componente funzionale, lo stamperei in PET, in PETG, quindi dovrebbe essere a 240, ma lasciamo 210 per il PLA. Supporto da nessuna parte, adesione nessuna perché è un oggetto piccolino, se no scleriamo a togliere il brim, diciamo. Diametro filamento sempre 1,75, flusso. Il flusso su oggetti piccolini è da tenere più basso. 90 o 95, dipende dalla stampante che avete. Questo perché il tratto è più sottile e i particolari vengono rispettati, cioè si vedono molto di più. 0.4 l'ugello, vedete qua sempre il valore di ritrazione che dovete usare con la vostra stampante. Io uso 35,7 per il Bowden, stamperei con una Evo. La qualità del primo livello lo potete lasciare a 0,1, sì, che altezza fa il primo livello, cutoff non serve, primo strato anche a 20, molto molto lento perché è un oggetto piccolo, anche quello superiore lo mettiamo a 20. Ventole sempre abilitate. Oggi vi ho lasciato i parametri di stampa per stampare ingranaggi piccolini o oggetti molto piccoli. Alla prossima!